Grazie.
salvezza. Amen. Alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi, oggi in questa celebrazione che appartiene al cammino della novena della Madonna del Conforto, ci troviamo con tutte le realtà, istituzioni, operatori e anche volontari della protezione civile della nostra provincia. Vuole essere una celebrazione nella quale affidarci e affidare il vostro servizio allo sguardo di Maria, alla custodia di Maria, ma insieme è anche una celebrazione nella quale come comunità vogliamo dire il nostro grazie a tutti voi per il servizio prezioso, importante che voi fate nella nostra comunità. Ci affidiamo a Maria e per la sua intercessione invochiamo la misericordia del Padre. Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ti sei fatto povero per arricchirci, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo un disegno di amore, per l'intervento della Vergine Maria, madre del tuo Figlio, allontana da noi ogni male e donaci ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Geroboamo pensò: in questa situazione il regno potrà tornare alla casa di Davide. Se questo popolo continuerà a salire a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel Tempio del Signore, il cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re di Giuda. Consigliatosi, il re preparò 2 vitelli d'oro e disse al popolo: siete già saliti troppe volte a Gerusalemme. Ecco, Israele, i tuoi dei che ti hanno fatto salire dalla terra d'Egitto. Ne collocò uno a Betel e l'altro lo mise a Dan. Questo fatto portò al peccato. Il popolo, infatti, andava sino a Dan per prostarsi davanti a uno di quelli. Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti, presi da tutto il popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il 15 del mese, simile alla festa che si celebra in Giuda. Egli stesso salì all'altare. Così fece a Betel per sacrificare ai vitelli che aveva eretto a Betel e stabilì sacerdoti dei templi da lui eretti sulle alture. Geroboamo non abbandonò la sua via cattiva. Egli continuò a prendere da tutto il popolo i sacerdoti delle alture e a chiunque lo derideva conferiva l'incarico che egli divideva sacerdote delle alture. Tale condotta costituì per la casa di Geroboamo il peccato che ne provocò la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Alleluia. L'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. Ordinò allora alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000 e li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Parola del Signore. Un cordiale saluto a tutti voi che siete qui oggi presenti a questa celebrazione. Vorrei salutare tutte le autorità civili e militari che sono qui presenti di vario orizzonte, la regione, la provincia, i comuni. Vorrei salutare tutte le realtà che vivono l'esperienza della protezione civile con i loro responsabili, gli operatori, volontari, tutti quelli che
oggi qui vogliono portare la loro presenza e la loro preghiera. E come ricordavo all'inizio della messa, è una celebrazione nella quale affidare voi e il vostro servizio nella comunità alla protezione di Maria, e insieme è occasione per noi per dire il grazie al vostro servizio, non solo nel giorno e nei giorni della Madonna del Conforto, ma per tutto l'anno. Ecco, è un servizio che sappiamo è vigile, attento, competente, generoso, e di questo davvero personalmente come comunità cristiana vogliamo esprimere la nostra gratitudine. La parola di Dio che abbiamo ascoltato, anzitutto con la prima lettura, ci ricorda il dono più vero, più importante della festa che andiamo a celebrare nella Madonna del Conforto. Abbiamo ascoltato in questa pagina del Libro dei Re e con il re Geroboamo come in Israele è ritornante, è, come dire, recidiva la tentazione di costruirsi idoli. Lo avevano fatto nel deserto, quando Mosè era salito sul monte Sinai, si erano fatti un vitello d'oro, e ora Geroboamo, più avanti nel tempo della storia di Israele, nuovamente costruisce degli idoli e li pone a Betel e a Dan, cioè in luoghi che non sono dove c'è la casa del Signore, Gerusalemme, cioè un segno profondo di perdita di fede. Allora sembra dirci questa lettura che la fede è un dono da chiedere sempre, è un dono che non possiamo mai dare per scontato nella nostra vita, va sempre rinnovato, ridonato, alimentato, custodito. Allora vivere la festa della Madonna del Conforto vuol dire vivere l'occasione, l'esperienza di essere rinnovati e confermati nella fede. E confermati nella fede si può vivere la vita, come ci indica la pagina di Vangelo e come vorrei riprendere brevemente per rileggere anche il cuore del vostro servizio generoso nella protezione civile e nei servizi diversi che vi sono richiesti. Nella pagina di Vangelo Gesù mostra come vive in modo pienamente umano chi ha la fede e lo insegna ai suoi discepoli, ai suoi apostoli. C'è un primo atteggiamento, si tratta di accorgerci. Dice il Vangelo, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: sento compassione per la folla. Cioè Gesù si accorge dei bisogni della folla, delle ferite e concretamente anche della fame, delle necessità di quella gente che lo seguiva. Cioè ha un occhio attento, ma è l'occhio attento, è l'accorgersi di chi ha il cuore che ama, di chi è attento alla persona, cioè di chi custodisce la vita. Gesù non vede solo dei bisogni, Gesù ha a cuore la vita. Ecco, credo che sia un primo atteggiamento anche per voi e per il vostro servizio. Si tratta di accorgersi nella comunità, di essere come delle sentinelle che sanno vedere i bisogni che la accompagnano, che ci sono tra la gente, che c'è nella nostra convivenza. Quanti bisogni, quante povertà, quante necessità talvolta nascoste nel silenzio. E occorre avere occhi per vedere. Ma sono quegli occhi e quell'attenzione, quell'accorgersi che nasce dal cuore, che nasce dall'amore per la vita. Ecco, io immagino che tutti voi, con il vostro servizio, abbiate nel cuore e esprimete a tutti l'amore per la vita. L'amore per la vita, e può diventare la ragione più profonda del vostro servizio e del vostro donarvi. E regala di vedere, di accorgersi nella comunità. Ma c'è un secondo atteggiamento che Gesù richiama. Ci sono pochi pani, 7, ma con la sua benedizione invita i discepoli, proprio loro, a portare quei pani
alla folla e poi i pochi pesci che c'erano. E quel cibo, quel poco cibo, sfama tutta la folla al punto da avere pezzi avanzati, 7 sporte di pezzi avanzati, una abbondanza. Quasi a dire in modo forte il Vangelo che il modo di vivere la vita nella fede, il modo di vivere la vita quando ci accorgiamo dei bisogni degli altri è donare, è portare la nostra vita agli altri, cioè vivere il servizio. Il servizio moltiplica la vita. Ecco, questo ci dice il Vangelo. Donarsi fa vivere, porta la vita agli altri. E allora anche questo, credo, racconta quello che voi fate. Il dono che c'è nel vostro servire porta la vita agli altri, è sovrabbondante, genera la vita. E allora capite come è un dono grande quando vivete il vostro servizio, ma è un modo di vedere la vita. È il modo di vedere la vita quando ci si dona. E l'ultima cosa nel Vangelo, dividendo il poco che c'è, gli apostoli scoprono il miracolo di Gesù, scoprono che Gesù dona la vita. Allora, soltanto quando ci doniamo, soltanto quando ci spendiamo nella vita, possiamo imparare che la vita è dono per noi, è regalata a noi. Allora, ci dice il Vangelo, ogni gesto di generosità, di servizio, non va perso. È prezioso agli occhi di Dio, ma è capace ogni gesto di generosità e di servizio di regalare vita a voi, di farvi scoprire la vita che Dio dona. Mi capita spesso, quando incontro realtà diverse di volontariato, vivono magari in case di accoglienza o in altre situazioni, che ringrazio e dico grazie per il servizio che voi fate. Sempre mi dicono, non deve dire grazie a noi, deve dire grazie a queste persone che aiutiamo, perché sono loro che ci danno tanto. Ecco le 7 sporte avanzate. Doni, ma scopri che la vita è regalata a te, è donata a te. Ecco, sia questo allora l'esperienza bella del vostro servizio e quello che chiediamo anche alla Madonna del Conforto. Invochiamo Dio nostro Padre, che ha fatto di Maria Santissima il sostegno e la difesa del popolo cristiano. Per sua intercessione chiediamo la grazia di essere rinvigoriti nella fede e confermati nella coerente testimonianza del Vangelo. Diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i cristiani, vivano in coerenza con la propria vocazione battesimale, dando testimonianza di fedeltà alla volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i volontari della protezione civile, a immagine di Maria Santissima, siano premurosi nell'aiuto al prossimo in necessità e, in mezzo ai pericoli, sperimentino la sua materna protezione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i sofferenti nel corpo e nello spirito a causa delle calamità naturali, per intercessione della Vergine Santissima, trovino aiuto materiale e conforto spirituale e siano sollevati dalle loro angustie. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli abitanti della nostra diocesi, per intercessione della Madonna del Conforto, Dio Onnipotente ci liberi dal flagello del terremoto,
così da trascorrere una vita calma e tranquilla, con tutta pietà e dignità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il dono della pace in tutti i paesi feriti dalla guerra, in particolare in Terra Santa e in Ucraina, si convertano le menti e i cuori di chi guida le nazioni e si aprano al dialogo per il bene dei popoli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli operatori e volontari defunti, perché siano accolti nella gloria eterna del cielo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, qui presenti, perché il Signore ci rinnovi incessantemente nei pensieri e nelle opere, così da essere sempre costruttori instancabili della civiltà, dell'amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio nostro Padre, per i meriti e l'intercessione di Maria Santissima, sostienici nell'adempimento quotidiano dei nostri doveri umani e cristiani ed esaudisci benigno le nostre suppliche. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci alziamo. Accetta propizio, Signore, i doni che la Chiesa ti offre e per l'intercessione della Vergine Madre fa che troviamo grazia presso di te e otteniamo l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre Egli si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Gloria, Osanna
Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, con me, tuo indegno servo, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, che è Spirito di carità, di dono, con la forza di questo Spirito che sostiene anche il vostro generoso servizio, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo che anima la comunità, scambiatevi il dono della pace. Toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. La misteriosa energia di questo cibo spirituale continui ad agire in noi, o Signore, perché a imitazione di Maria, Madre della Provvidenza, cerchiamo prima di tutto il Regno dei Cieli e la Tua giustizia, e sperimentiamo in ogni circostanza il Tuo paterno aiuto. Per Cristo nostro Signore. Preghiera del volontariato di protezione civile. Vergine Santa, Regina del Cielo, tu che hai conosciuto il dolore per la perdita terrena di un figlio, tu che hai pianto per la sua morte e gioito per la sua resurrezione, allontana quanto possibile dalla nostra comunità le disgrazie e le sciagure provocate dagli uomini e dalla natura, e nei momenti difficili e gravi dà a noi la forza e il coraggio per difendere e proteggere le nostre popolazioni, le nostre famiglie, le persone deboli, e installa in noi il dono della solidarietà come impegno disinteressato a favore degli altri. Fa che questo dono e questo impegno pervada sempre più l'animo dei più giovani, affinché le forze si rinnovino con entusiasmo. Vergine Santa, Regina del Cielo, veglia materna su tutti noi volontari della Protezione Civile, affinché si possa svolgere in sicurezza il nostro compito rischioso, nella certezza che l'amore per il prossimo è la più grande ricompensa terrena. Amen. E carissimi, tra poco, dopo la benedizione, usciremo dal Duomo e potremo vivere la preghiera di benedizione di tutti i mezzi che sono al servizio del vostro intervento, della vostra presenza nella comunità. Di nuovo vorrei ringraziarvi per la presenza di oggi, ma rinnovare il grazie per il vostro servizio, anche per l'impegno che ci sarà proprio nella giornata della Madonna del Conforto. Poi io vedo la vostra presenza, è una presenza che dà sicurezza, ordine e anche, devo dire, un regalo, un senso di famiglia. E quindi per la vostra generosa presenza davvero di cuore il grazie. Grazie anche a chi ha preparato questa celebrazione, alle suore che l'hanno animata con il canto, a chi ha preparato tutta la liturgia e anche a chi ci segue da casa, l'augurio di un cammino bello verso la festa della Madonna del Conforto. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace. Prendiamo.